Ciao a tutti e a tutte! Eccomi finalmente tornato con un nuovo video. Oggi sono qui per fare il video tag riguardante Instagram, quindi l'Instagram tag. Non avevo minimamente idea di che video fare, però avevo tantissima voglia di fare un video che avesse un fulcro, un argomento, diciamo, principale di cui parlare e di cui discutere insieme a voi, perché ultimamente riconosco che i miei video sono stati principalmente video di chiacchiere in cui spaziavo da un argomento all'altro e quindi diciamo che mi mancava il fatto proprio di avere un argomento principale da trattare, e quindi ho deciso di fare questo tag che magari posso capire che a primo impatto potrebbe apparire un po' banale, un po' sempliciotto, però io l'ho trovato molto carino, anche perché non lo so, secondo me è un modo per vedere anche delle foto. A me personalmente piace molto vedere curiosare tra le foto degli altri, quindi ho pensato perché no, lo facciamo. Quindi iniziamo. La prima domanda è: da quanto tempo sei iscritta ad Instagram? Allora, io sono iscritta da un bel po' di tempo, precisamente da luglio 2014. Qual è stata la prima foto che hai pubblicato? Allora, la prima foto che ho pubblicato è questa. Ed è una foto che ho fatto pochi giorni dopo essermi iscritta, forse il giorno stesso che mi sono iscritta, non ricordo adesso, però comunque era una foto con una mia amica e io e questa mia amica eravamo molto legate sia alle elementari che alle medie, e adesso ci frequentiamo ancora. Perché ogni tanto, quando io partecipo agli spettacoli a scopo benefico, partecipa anche lei, e allora in quei momenti ci ritroviamo, ecco. Vai spesso su Instagram? Con che frequenza? Allora, sì, ci vado spesso. Anche un po' per rispondere ai vostri commenti, per gironzolare a caso tra alcune foto, e ci vado, si può dire, quasi ogni ora. Sì, ci vado abbastanza spesso ogni ora, però poi dipende dai giorni, perché soprattutto d'estate poi mi trovo anche altre cose da fare molto, molto semplicemente. Ci sono dei giorni che ad esempio vado in piscina, allora poi arrivo a casa stanca perché nuoto molto e quindi non ci guardo, passo il tempo a riposarmi. Qual è la tua foto peggiore su Instagram? Allora, la mia foto peggiore su Instagram è una foto con una mia amica. Si chiama Elvira e vi devo dire che ho dei bei ricordi di quel momento. Non è che fosse un momento brutto o che comunque è successo qualcosa di brutto con questa mia amica, però è stata anche comica la cosa, perché noi eravamo tutte contente di scattarci un selfie che immortalasse questo nostro momento insieme, e dopo averla scattata ci siamo accorte che la luce dietro di noi era completamente gialla e quindi la foto era venuta un po' male. Però comunque la tengo perché ho di quel pomeriggio ricordi belli, quindi non la eliminerò perché penso che al di là della qualità della foto sarebbe un peccato eliminarla, perché
sarebbe un po' come eliminare i tuoi ricordi. Qual è la tua foto che ha avuto più successo su Instagram? È una foto. È questa. È una foto. Di quando ero piccola, di me con in mano un cuoricino di carta con scritta una frase, grazie per quello che fai per me, ti voglio bene. E l'avevo scritta quando ero piccola, dedicandola appunto a alcuni volontari che venivano ad aiutarmi quando svolgevo il metodo riabilitativo. Il cui scopo principale era imparare a camminare e appunto li ringraziavo attraverso questo piccolo gesto con questa piccola frase affettuosa scritta su questo cuoricino molto tenero. Quanti follower hai? E quante persone segui? Allora, ho 631 follower, seguo 1000 e 185 persone. Chi è l'ultima persona che ha messo mi piace a una tua foto? Allora, non è una foto, è il post a cui è stato messo mi piace, ma è un video ed è il video del concerto di Ermal Meta. E il mi piace è stato messo da Giovanna. Ciao Giovanna. Sì, il concerto di Ermal è stato molto molto emozionante, mi è piaciuto molto. È un video molto emozionante perché io ho espresso tutte le mie emozioni cantando, mi sono divertita tantissimo, sono state cantate le mie canzoni preferite di Ermal e quindi le ho davvero cantate con enfasi. Poi sono rimasta stupita di quanto Ermal sia una persona simpatica e dalla mano, e quindi sì, è stata una serata davvero emozionante. Una persona famosa che segui, ovviamente Sofia Viscardi, mi piace tantissimo guardare i suoi post, appunto, avendola incontrata, è una persona che ho nel cuore. Mostra da una a tre foto che preferisci. Allora, la prima che vi mostro è questa. E siamo io e una mia amica, belle sorridenti. Appunto, abbiamo fatto questo selfie un po' spiritoso con un effetto di Snapchat che sono le orecchie da coniglio. Ed è bella perché siamo sorridenti e il nostro viso è molto luminoso. La seconda che vi mostro è questa. E sono io da piccola che svolgo un esercizio riabilitativo che appunto si trattava del carponi. Tra l'altro tengo tanto quella foto perché sono a casa di mia nonna. E ho una magliettina con un fiore molto carina. L'ultima foto che vi faccio vedere ce l'ho proprio nel cuore e siamo io, mia nonna e mia cugina. Io e mia cugina siamo piccoline e quindi è davvero piena di tenerezza. Poi tra l'altro c'è mia nonna che adesso è volata in cielo. Voi l'avete conosciuta perché l'ho portata. In due video e quindi davvero mia nonna ce l'ho nel cuore e l'adoro anche se e adesso è un angelo che mi protegge dal cielo. Questo è per te, nonna. E niente, io spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete un bel pollice in su. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi per vedere altri miei video. Io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!